ci siamo. Oddio, cosa ho combinato qua? Stanno venendo una merda. Mamma mia, guarda tutto parrucchiere. Tra l'altro è l'unico rimasto. Oggi ci taglieremo i capelli. Minimo, ho preso la macchinetta per i capelli e domani finisce la quarantena. Non è vero, non sarà mai vero. Outfit sempre molto sobri, fa il papettacolo qua al supermercato. Nuova cuccia per Pepito. Che spesona. Bene, bene primari. Siamo. È il momento di farti vedere la sorpresa, Pepitone. Guarda un po' cosa ti ho preparato qui. Ecco. Mi piace, Pepito? Così possiamo stare a letto insieme, ci facciamo compagnia. Ciao, Pepito. Come ti trovi nel tuo nuovo trono, Pepito? Trovi bene? Così stiamo qua insieme. Dopo facciamo un bel bagnetto. Io mi devo tagliare i capelli e te fai un bel bagnetto, Pepito? Sto scaldando l'acqua per Pepito per fargli questo bagnetto, dopodiché mi taglierò i capelli. Quindi oggi tutte e due estetista parrucchiere. Sarò l'estetista di Pepito e il parrucchiere di Barbuto. Ovviamente l'acqua non troppo bollente, ma neanche fredda, perché comunque ai ricci piace stare al caldo. Però non bollente, poverino, perché sennò si fa una sauna. Ovviamente non è il suo primo bagno, gli ho fatti già un bel po', però è il primo che vi faccio vedere. Pepito, sei pronto? È un po' intima come cosa, secondo me si vergogna un po'. Ok, l'acqua è perfetta. Pepito, è l'ora del bagno. Oppela. Ecco qua. Ecco qua. Abbiamo bene. Allora, io vedo tutti i video su internet dove ci sono i ricci che si arricciano, ok, e si fanno bagnare tranquillamente. Devo dire che è molto più tranquillo rispetto alle altre volte. Le prime volte voleva scappare assolutamente dal lavandino, tipo adesso. Poi comunque i ricci sono degli animali molto puliti, perché fanno tipo come i cani, si leccano il pelo e si tirano via un po' le robe, no? Però ci tengo comunque a tenerlo molto pulito. Ciao Pepito! Guardate quanto è carino quando è tutto bagnato. Si vuole ributtare, attenzione, si vuole ributtare, Pepito? Pepito, attenzione, si vuole ributtare? Eccolo, si lancia, incredibile, proprio lui. Cambia idea, rimane appeso. Pepito, sta per scendere, eccolo! Rimane. Ok, adesso ti asciughiamo, Allora, l'ho lasciato un attimo senza asciugamano, così si scrollava un po'. Adesso, eccolo qui. Pepito, vuoi salutare? Lo asciughiamo per bene. Ora lo asciugo per bene e poi lo rimetto nella sua cuccia. Ok, è arrivato il momento di tagliarsi i capelli. Ovviamente ho tutto improvvisato, tutto fatto in casa. So già che farò una mega cazzata. Ho per fortuna questo specchio che ancora non ho montato, che è quello che ho preso all'IKEA, che era in 4 pezzi. E quindi ne ho preso uno per aiutarmi a tagliarmeli dietro, se no non so come fare. Poi mi sono appena reso conto che il rasoio che ho comprato stamattina in realtà è per la barba. Però per fortuna c'è questa roba qua che taglierà i capelli. Ho già fatto una prova, come vedete c'è un mio capello bianco. Era rimasto solo quello. Non mi ero neanche accorto che era per la barba. Però in qualche modo lo faremo andare. Poi forbici da cucina. Una tovaglia per mettermela attorno e una lametta. Oddio. Mi sono appena reso conto che non ho neanche un pettine per misurare quei capelli, per non fermarli proprio a zero. E ho solo una spazzola, la vedo molto molto dura. Ma non ci fermiamo, dobbiamo assolutamente tagliarli. Ci siamo. Oddio. Io sono Barbuto, ma non ho la barba, e oggi anche parrucchiere. Ho paura di quello che sto per fare. Ho trovato il metodo. Cosa sto facendo? Allora, devo fare come fanno i parrucchieri, fanno così.
Ecco qua, ora funziona. È solo una questione di trucchi. Oddio, cosa ho combinato qua? È uscita una riga. Oddio. Oddio. Allora, mi è venuta una super idea per regolarmi. Sarò tipo questo coltello, farò così e lo userò tipo pettine. Sta venendo un casino. È arrivata in soccorso la mia ragazza perché qua dietro non ci vedo e sto combinando un botto di casini perché appunto non ci vedo niente. Sai che sono troppo lunghi, bisogna prima accorciarli un po', sennò... Ah sì, prima li ho accorciati, prima con la forma. Male. Mi ha fatto malissimo. Bagno, bagno. Siamo nuovamente soli, io, vis i capelli. Stanno venendo davvero una merda, raga. Mi sto rovinando. Credo di aver avuto una cattivissima idea a tagliarmi i capelli da solo. Forse era meglio aspettare che finisse la quarantena, diventare un super capellone e poi andarli a tagliare. Pensavo seriamente di avere una dote nascosta, ma non fa per me e non imitatemi. Raga, credo di aver trovato il trucco. Vado così, ho cambiato forbice, così. Sta venendo, raga. Raga, sta venendo. Ho deciso di far anche dietro da solo, senza guardare, usando il trucco, il metodo. Raga, ci ho preso gusto, guardate che... Che taglio che sta venendo, sto facendo anche la sfumatura, ma è incredibile questo barbuto parrucchiere. Eccolo, proprio lui, no look, senza guardare, barbuto, il mitico parrucchiere. Oh, sta venendo bene, eh? Attenzione perché ci potrebbe essere Bea che potrebbe aiutarmi da dietro. In realtà le ho chiesto di tenermi lo specchio. Telecamera si vede bene? No. Come no? Cioè si vede tutto lo studio, non si vede tipo lo specchio. Ma no, sì, si vede. Va bene. Allora avvicinalo così. Perfetto. Mamma mia, barbuto parrucchiere. Barbuto barbiere. Barbiere parrucchiere. Barbiere e parrucchiere, incredibile. E lui. No, aspetta. Più vicino. Ok. Depiliamo le ali anche. Ok, vai dall'altra parte. Stai riprendendo? Sì. Mamma mia, ragazzi! Che taglio. Sono le 8 di sera, ci ho messo non so quante ore? 3 e mezza. 3 ore e mezza, ragazzi, ma mamma mia. Che capello. Qua addirittura ho fatto una sfumata. Dall'altra parte non mi è riuscita molto bene, però un po' c'è. Dall'altra parte ho fatto addirittura la sfumatura. Faccio un giro. Barbuto. Bing. È un parrucchiere barbiere sprecato. So fare qualsiasi cosa. Bene, per questo video è tutto. Non ci credo neanch'io. Io vi giuro che all'inizio si vedrà sicuramente nel video. Ero impanicatissimo. E a una certa invece mi sono gasato. Ho iniziato ad andare con le forbici. Ed è uscito un taglio incredibile. Un messaggio a tutti i parrucchieri d'Italia. Anzi del mondo. State attenti.
perché se un giorno dovessi fallire come youtuber, mi apro un negozio e vi faccio fallire tutti. Spettacolo, che capelli spettacolo. Ovviamente si scherza. Ci vediamo domenica con un prossimo video, perché ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica esce un video su YouTube qua alle 14. Ciao.